Amici del canale Vettorgard, ciao a tutti e ben ritrovati. Per una volta la soundtrack di questo video è azzeccata al contesto di cui vi sto parlando, perché in sottofondo sto ascoltando una canzone di un gruppo post-rock chiamato Distant Dream, ed è di un gruppo post-rock di cui voglio parlarvi nel video di oggi. Un gruppo che io seguo da tanto tempo, un gruppo che io ritengo uno dei, diciamo, capostipiti, uno dei cardini, meglio, del genere post-rock. Sto parlando dei Godison Astronaut, che sono usciti con un nuovo album dopo quello che fu Epitaph, uno dei dischi post-rock secondo me migliori degli ultimi tempi. Continua quello che è una sorta di viaggio molto introspettivo, quasi doom, del gruppo irlandese verso appunto un sound ancora più distorto con questo album chiamato Ghost Tapes 10. Se Epitaph fu un album secondo me da 8 per il genere, questo secondo me lo è altrettanto, perché appunto sembra il continuo spirituale. Qui non c'è un contesto tragico come ovviamente l'album precedente, che fu dedicato peraltro a un cugino dei due membri della band che appunto venne a mancare in modo abbastanza tragico. Qui come ulteriore elemento di novità c'è un album letteralmente più rock e meno strumentale, per quanto la base dei Godison Astronaut sia sempre la stessa, quindi diciamo o un'alternanza di ritmi aggressivi e un po' più soft, oppure una partenza un po' più soft per poi andare a esplodere in un concerto di sonorità più o meno doom in questi ultimi due album in particolare. Qui ovviamente continua questo viaggio introspettivo, come dicevo, con un'aggiunta tecnica importante, ovvero tante distorsioni e molto intervento di chitarra elettrica per tutta la durata dell'album. Un album brevissimo, perché parliamo a malapena di 7 tracce, ma di queste 7 tracce a me me ne sono piaciute assolutamente in totale 5, e sono canzoni assolutamente di un livello altissimo. Burial credo di averla ascoltata tantissime volte, credo che possa ritenersi una delle canzoni migliori di questo genere già di quest'anno, eppure è un album uscito a febbraio. Tutto l'album si dipana appunto in questo diciamo teatro molto oscuro, con delle sonorità tanto distorte, una chitarra elettrica quasi preponderante, cosa che magari negli altri album dei Godison Astronaut non si è vista particolarmente. Il tutto poi che va a concludersi con, tra l'altro, una canzone che va in controtendenza con le abitudini precedenti dell'album dei Godison Astronaut, ed è Luminous Waves, una canzone che quasi dà speranza e rappresenta la fine di questo viaggio molto oscuro che i Godison Astronaut vi portano a fare come ascoltatori. È un album assolutamente bello dal mio punto di vista. Certo, il post-rock è un genere abbastanza particolare, perché raramente ha le voci al suo interno, la strumentale fa il 99,9% di tutte le sonorità. Deve piacervi un tipo di sonorità per apprezzare quell'album. Questo album Ghost Tapes 10 non è ai livelli di Epitaph, siamo leggermente sotto, ma parliamo secondo me di un album assolutamente importante, un album assolutamente positivo che io vi straconsiglio. Se avete voglia di scoprire questo gruppo, veramente partite da questi due album, per quanto non siano magari proprio album banalissimi, però rendono l'idea di quanta tecnica ci sia dietro un album assolutamente di un genere particolare, che però può appassionare tanti, esattamente come ha appassionato me. Lo ritengo secondo me a oggi uno dei migliori album addirittura del 2021 nel mio piccolo orizzonte di generi. Dovessi fare una classifica, sicuramente questo Ghost Tapes 10 si prende un voto veramente alto. Le mie canzoni preferite sono senza dubbio Burial e anche la finale, appunto, come ho detto prima, Luminous Waves, e per il resto è un album veramente breve che però penso possa coinvolgere tutti voi dalla prima all'ultima track. Fatemi sapere allora che cosa ne pensate di questo Ghost Tapes 10 dei Godison Astronaut, un album assolutamente di livello che conferma l'ottimo lavoro della band irlandese anche dopo Epitaph. Ci vediamo a un prossimo video del canale musicale, che arriverà quando usciranno ancora una volta album assolutamente interessanti. Mentre, se ancora non l'avete fatto, vi invito a iscrivervi al solito canale sportivo che trovate sempre qui sotto in descrizione, e anche alla pagina Facebook per rimanere sempre aggiornati sui video di entrambi i canali. E per questa recensione fatemi ovviamente che cosa ne pensate. A presto ragazzi, ciao!